Il governatore De Luca scuote il PD campano. Il suo tour nei circoli è partito da Napoli. Obiettivo ricostruire il rapporto tra governo regionale e partito sul territorio, ma anche rilanciare un PD uscito con le ossa rotte dalle urne del 4 marzo. Ma a margine dell'iniziativa Dem a Napoli, De Luca usa una metafora che suscita polemiche. Il PD braccato come gli ebrei, dice, provocando la rabbiosa reazione della comunità ebraica di Napoli che lo bacchetta. Faccia più attenzione alle parole, gli dicono. Intanto lui spera che il Partito Democratico abbia capito i motivi della sconfitta elettorale e annuncia: adesso serve una svolta. Come sempre, quando si riparte alla gente di carne ed ossa, è l'unico punto di riferimento che vale sempre. Si riparte da una sconfitta che è drammatica, che non può essere attenuata in nessun modo. Si riparte facendo i conti con i limiti gravi che ancora permangono nell'organizzazione di partito. Ho detto, lo ripeterò qui, che il PD è come gli ebrei negli anni delle leggi razziali. Sono braccati, umiliati e senza patria. A volte appaiono addirittura un corpo estraneo nella società italiana, dal punto di vista del linguaggio, della capacità di sintonizzarsi sui sentimenti della gente. Penso innanzitutto al tema della sicurezza. Un tema rispetto al quale continua ad essere quasi del tutto estraneo il Partito Democratico e non comprende che la sicurezza è un bene primario, non è un'esigenza di autoritarismo. E poi c'è da riflettere seriamente sull'esperienza di questi anni. Renzi ha rappresentato un tentativo di assalto al cielo, diciamo così, tentativo di modernizzazione forzata dell'Italia, ma tentativo che ha prodotto anche risultati di governo importanti nel mercato del lavoro e nei diritti civili, ma che nella sostanza non ha prodotto risultati. Ed è qui che la discussione deve essere spietata, non consolatoria. Quando si perde in maniera così drammatica ci sono ragioni vere, forti, non c'è niente di misterioso. E bisogna riflettere. Sicurezza. Il partito non ha detto una parola sul tema della sicurezza urbana, che oggi è l'emergenza principale. Vediamo esplodere in tutti i pezzi della società il tema della sicurezza. Pensate a quello che accade nelle scuole, a quello che accade nei quartieri, alla violenza giovanile, alla perdita del principio di autorità e di responsabilità. La sburocratizzazione dell'Italia. Abbiamo fatto cose che hanno complicato la vita degli italiani anziché semplificarla. Penso al nuovo codice degli appalti, su cui mi ero permesso di fare qualche valutazione critica, ed è una delle ragioni per cui l'Italia oggi è quasi paralizzata. Penso al tema del rapporto con la giustizia. Una riforma vera, seria, non è stata messa in campo. Penso al Sud. Avremmo dovuto trovare il coraggio di mettere a punto un piano per il lavoro. Ho detto 2 anni fa che era la nostra portata un piano per 200.000 giovani da assumere nel Sud. Un anno dopo la funzione pubblica ha ipotizzato un programma per immettere nella pubblica amministrazione 450.000 giovani. Sabino Cassese, credo questa mattina, giusto le 24 ore, ha fatto un'analisi che è perfetta, da cui bisogna solo ricavare l'obiettivo del piano per il lavoro. Un'analisi lucida su quello che è diventata la pubblica amministrazione in Italia, sul suo impoverimento, sul suo invecchiamento. Bene, il Sud, la sicurezza, la pubblica amministrazione, la giustizia. Se volete anche un linguaggio. A questo poi aggiungiamo situazioni nei territori che vedono un Partito Democratico contestato non solo e non tanto per ragioni programmatiche, ma perché si presenta privo di dignità, di unità, di compattezza, di serietà, di sobrietà. Ci sono molte ragioni per spiegare una sconfitta che è stata pesantissima, un pugno nello stomaco, ma se non partiamo da una grande operazione di verità,
c'è il rischio di un ridursi ad una funzione del tutto marginale del Partito Democratico. Ovviamente so bene anche io che ci muoviamo in un contesto internazionale che è complicato, che il tema dei migranti è un tema difficile, che non si può banalizzare, so bene che non esiste la bacchetta magica, so bene tutto, ma so bene che l'unica cosa che non ci possiamo consentire è di non dire niente su temi che invece bruciano sulla carne della gente. De Luca non si schiera con i renziani che dicono no ad un governo con i 5 Stelle. Il presidente della giunta regionale invece non chiude al dialogo con i pentastellati e non esclude dunque un appoggio esterno, nonostante le feroci polemiche anche recenti sul dopo voto del 4 marzo e i suoi monologhi spietati contro i grillini e in particolare contro Di Maio. Ma chiede un'operazione verità. Chiariscano, dice, se siamo delinquenti, come hanno affermato per anni. Io credo che vada guardato con grande rispetto il lavoro del Presidente della Repubblica e il lavoro che farà Fico, non so sinceramente che cosa produrrà, ma il Presidente Mattarella sta lavorando per passi successivi per chiarire tutte le possibili alleanze in tutte le direzioni. Ovviamente io credo che si cominci a ragionare seriamente quando ci sarà qualcuno che ha l'incarico non di esploratore ma l'incarico di fare il governo. A quel punto io credo che sia ragionevole discutere nel merito con tutti, anche con il Movimento 5 Stelle, facendo un'operazione di verità. Io credo che dobbiamo avere grande rispetto, quando un partito arriva al 32% devi avere rispetto per i cittadini che hanno votato. Per me avere rispetto significa anche dire la verità e dire quello che penso, cioè non essere opportunisti, anche perché in Italia i cicli politici durano un tempo molto breve. 3 anni fa Renzi ha avuto non il 30% ma il 40%, nel giro di 3 anni l'elettorato si è dimezzato, nel senso che la realtà è dura e un conto è parlare e in qualche caso parlare un po' a capocchia che hanno fatto i 5 Stelle, un altro conto è trasformare la realtà, che è una sfida maledettamente difficile, soprattutto in Italia. La prima cosa che io chiederei a un incaricato 5 Stelle nell'atto della formazione del governo sarebbe questa: di tutto quello che avete detto in 10 anni, che cosa è rimasto? Di tutta quella carica di violenza verbale, delle offese agli interlocutori, della descrizione degli interlocutori come delinquenti, malfattori, ladri, assassini, beh, di tutto quello che è stato immesso nella vita pubblica di questo paese, chi ne risponde oggi? Oggi che magari vi muovete con la cravatta e la giacchettina bottonata e andate perfino a piedi quando andate dal Presidente della Repubblica a fare le consultazioni. Ovviamente i viaggi a piedi sono durati una settimana, adesso vanno tutti quanti con la macchina, come era evidente. Allora a me la demagogia dà un'orticaria proprio sul piano istintivo. Allora grande rispetto per il voto dei cittadini italiani, grande umiltà, ma avere anche il coraggio di dire quello che si pensa e di dire la verità, perché questo è il modo migliore per rispettare i cittadini. Ognuno deve spiegare le proprie posizioni. Se tu mi chiami delinquente per 10 anni e poi mi chiedi di fare l'alleanza, tu mi devi spiegare, non a me, ai cittadini italiani, perché o dicevi palle prima o le stai dicendo oggi. È chiaro? Io giochi di prestigio non ne accetto. Quindi assoluto rispetto per il voto dei cittadini. Ma se mi è consentito, rispetto per la mia ragione laica. Dopodiché si discute di tutto. Se qualcuno viene e mi propone un governo che è nell'interesse del Mezzogiorno d'Italia, dei giovani disoccupati, non l'elemosina ma il lavoro, io gli do il sostegno. Non c'è bisogno di avere i ministri, di stare nel governo. Si può sostenere sulle cose utili per l'Italia, monocolore, quello che volete voi, ma a partire da un'operazione verità e a partire da proposte che devono essere avanzate, che siano non la somma di parole che abbiamo ascoltate per 10 anni, ma programmi consapevoli e sostenibili in termini concreti. La politica ha il dovere di governare gli interessi in campo e di trovare i punti di equilibrio fra la vita della gente di carne ed ossa e gli equilibri finanziari. Fare i contabili è un lavoro molto semplice, non ci vuole niente. Governare la sofferenza degli esseri umani è un lavoro un po' più complicato, che non è nelle mani della ragioneria dello Stato, ma nelle mani di chi dirige un paese.